Buonasera a tutti, 23 giugno del 2021 alle 6:07 con un po' di ritardo con l'amico il professor Ascani. Stavamo tentennando un pochettino perché Pascal è bloccato in sala operatoria, però speriamo, ci auguriamo che riesca chiaramente a liberarsi per partecipare a questo incontro che vede come argomento scientifico un argomento particolarmente scottante in ambito ortopedico e molto affascinante per gli appassionati della riabilitazione della chirurgia della spalla, che sono le fratture del terzo prossimale d'omero. Ringrazio chiaramente il professor Ascani, il professor Bolò, il gruppo Fisioterapia e Riabilitazione, un gruppo di fisioterapisti e appassionati di spalla, quindi non solo fisioterapisti, che ci seguono e che noi seguiamo con tanto fervore. Quindi possiamo fare share the screen ed entrare quindi nell'ambito scientifico dell'argomento di oggi, che come dicevo sono le fratture del terzo prossimale d'omero. Sono delle fratture, diciamo, come dicevamo, frequenti, rappresentano il 5% delle fratture del corpo. Sono le settime le fratture del terzo prossimale dell'omero. Vedete, quella è una signora che abbiamo registrato involontariamente, perché ormai ci sono diverse telecamere. Vedete il figlio che la accoglie. Purtroppo aveva una frattura proprio all'omero sinistro e vedete che in un gesto affettuoso di far alzare la mamma probabilmente ha contribuito a una maggiore scomposizione della frattura. Addirittura queste fratture del terzo prossimale d'omero in ordine di frequenza da settime nei soggetti over 65 come frequenza diventano le terze. L'arto dominante in alcuni studi fatti dai nostri colleghi rappresenta circa il 48-50%, quindi non c'è una, diciamo, un fattore statistico a vantaggio di arto dominante o non arto dominante. Come vedete da questi grafici sono delle fratture che sono particolarmente frequenti in soggetti over 60, over 70 per una serie di motivazioni anche di comorbidità. In particolare vedete che chiaramente la fragilità ossea dovuta, e questo riguarda in modo particolare le donne, all'osteoporosi rappresenta il fattore di rischio più alto. Mi piace far vedere questo filmato per sottolineare che quando parliamo di spalla esiste chiaramente un'articolazione importantissima che è la scapola toracica, la sternocleviare e l'acromion claviare. Per quando parliamo di fratture del terzo prossimale dell'omero, per necessità ci focalizzeremo sulla glenoomerale. Quindi quando parliamo di biomeccanica stiamo parlando della biomeccanica non della spalla, ma della biomeccanica della glenoomerale. Per capire bene il razionale che c'è alla base del trattamento delle fratture del terzo prossimale d'omero, dobbiamo ricordarci che la glenoomerale, quindi il braccio per muoversi, deve avere un fulcro. Il fulcro è rappresentato proprio dalla testa dell'omero, quindi quando parleremo di fulcro parliamo della testa dell'omero, e quando invece parliamo di motore, che è la parte attiva della biomeccanica glenoomerale, parliamo fondamentalmente non solo del deltoide, ma in particolare della cuffia dei rotatori. Ed esistono dei tendini che sono fondamentali, molto ben descritti in ambito biomeccanico da Burkhardt, che sono il sottoscapolare e l'infraspinato in particolare, che trazionando in basso verso la glena la testa dell'omero permettono, in funzione anche dell'azione del deltoide ovviamente del sovraspinoso, il movimento dell'articolazione glenoomerale sui diversi piani. Quindi il concetto di fulcro e di motore diventa fondamentale per capire, ovviamente in termini particolarmente elementari, la biomeccanica intrinseca dell'articolazione glenoomerale. Il fulcro è rappresentato dalla testa dell'omero e il motore è rappresentato dalla cuffia dei rotatori, che si inserisce, ricordiamolo bene, sui trochiti, cioè sul trochite e sul trochine. Quando parliamo di patologia del terzo prossimale dell'omero e si ha un disturbo di questa regione, parliamo fondamentalmente di patologie che possono essere degenerative, che sono l'artrosi e non è l'argomento di oggi, o il terzo prossimale dell'omero può essere disturbato da un evento traumatico, ed entriamo quindi nell'ambito delle fratture del terzo prossimale dell'omero. Importanti sono le classificazioni, ce ne sono tantissime di classificazioni. A me piace molto questa, che è molto simile a quella della OMA, simile ad altre classificazioni, che suddivide le fratture del terzo prossimale dell'omero in 2, 3 o 4 frammenti. Per capirle bene, vediamo, esiste una testa, esiste un trochine, esiste il trochite,
La diafisi sono i quattro elementi e poi un'altra parte importante che è subito sotto la testa dell'uomo, nella parte più mediale, che è il medialinge. Il medialinge è importante come sostenitore biomeccanico della testa, quindi funzione biomeccanica ma anche biologica perché lì entrano le circonflesse. Le fratture possono essere due frammenti dove si distacca fondamentalmente la testa dell'omero, possono essere a due frammenti con un altro pattern, una frattura del trochite, quindi vedete rimane insieme la testa, il trochine e la diafisi, queste sono classiche fratture quindi a due frammenti, possono essere fratture a tre frammenti dove si distacca il trochite, la testa, il trochine e la diafisi rimangono unite, e poi abbiamo le peggiori, quelle più instabili, che sono quelle a quattro frammenti. Cosa importante è che quando noi vediamo un esame radiografico dobbiamo immaginare quello che succede invece sotto l'azione miotendinea, cioè quando si ha una frattura chiaramente i frammenti, questi frammenti vengono trazionati da leve miotendinee, vedete che quindi il sottoscapolare e il gran pettorale tenderanno ad addurre intrarotare, come invece ad extrarotare tenderà l'azione dell'infraspinato e del piccolo rotondo. Quindi quando si vede un esame radiografico, cercare sempre di immaginare, vedete questa è l'azione del grande pettorale, di che cosa succede in funzione della scomposizione e delle leve che su questi diversi frammenti sono applicati. Questa è la classificazione più semplice ma molto interessante, che è quella quindi 2, 3, 4 frammenti. Dal punto di vista biologico il medialinge, che è quella parte che abbiamo descritto e che vedete subito al di sotto della testa dell'omero, è estremamente importante perché ha un ruolo biomeccanico, tendenzialmente impedisce alla testa di cadere in varo, ma anche dal punto di vista biologico, in quanto in questa regione entrano le arterie circonflesse anteriore e posteriore che portano la vascolarizzazione alla testa dell'omero. Quindi è importante definire 2, 3, 4 frammenti, ma è importante anche che l'ortopedico o chi per lui sappia interpretare l'integrità o meno del medial hinge. Esistono dei lavori molto interessanti di Hertel che in funzione proprio dello spostamento e della distruzione del medialinge riesce a prevedere tendenzialmente un'eventuale necrosi asettica della testa dell'omero. Vedete, questa è una parte, una frattura a tre frammenti dove il medialinge rimane inserito alla testa dell'omero, quindi la testa dell'omero può essere perfusa. E quindi questa frattura, se ben sintetizzata, probabilmente non darà delusioni biologiche. In questo caso invece vedete che il medialinge rimane inserito alla diafisi e quindi si hanno possibilità, dopo un'eventuale sintesi, della necrosi asettica della testa dell'omero. Quindi il medialinge, come vedete da questo filmato, è estremamente importante perché rappresenta un sostegno meccanico, impedisce il cedimento in varo della testa dell'omero, ma allo stesso tempo questa zona estremamente importante, che abbiamo detto si chiama medialinge, rappresenta il punto d'entrata delle arterie circonflesse anteriori e posteriori. Se il medialinge rimane, in parole semplici, inserito alla testa dell'omero, si hanno chiaramente buone possibilità di supporto ematico. Diverso invece quando il medialinge viene, come in questo caso, completamente distrutto, si ha una defiance biologica perché si perde in parte il supporto biologico ma anche meccanico, e questo favorisce la caduta in varo e di retroposizione della testa dell'omero, che noi chirurghi conosciamo molto bene. Quindi già da questa immagine si può capire molto di biologia e di biomeccanica di queste fratture. Vedete, questa è una classica frattura, adesso conoscete bene il medialinge, vedete che in questo caso il medialinge è rimasto inserito alla testa dell'omero, infatti dopo 7-8 mesi si ha una buona integrazione della testa dell'omero e non si ha un disturbo. Guardate invece in questo caso, è una frattura in varo della testa dell'omero, guardate il medialinge come invece è rimasto inserito alla diafisi, e dopo 7-8 mesi che cosa può succedere? Si può avere un riassorbimento completo della testa dell'omero, come in questo caso, quindi si perde non il motore, si perde il fulcro, tra virgolette. Il fulcro per fortuna oggi è facilmente sostituibile con delle protesi di tipo diciamo anatomico, cioè che ricostruiscono la testa dell'omero. Vedete in questo caso una testa riassorbita proprio per perdita del medialinge, quindi del
supporto biologico, quella che nel tempo si sviluppa è una necrosi asettica della testa dell'omero. Questo è un altro caso interessante che vi fa vedere bene, un caso che abbiamo operato qualche tempo fa, era una frattura lussazione di una spalla destra. Perché ho messo questi filmati? Perché si vede molto bene l'importanza e la cura che noi chirurghi mettiamo sul campo operatorio proprio per ricostruire il medialinge. Vedete, questo è un taglio assiale, quindi si ha una frattura del terzo prossimale dell'omero, però con una componente della testa omerale che rimane lussata proprio perché è fratturata in modo statico posteriormente. Queste sono delle immagini, ricordate che è una spalla destra vista da davanti, qui siamo sul campo, chiaramente dobbiamo cercare con manovre delicate di ridurre, e calcolate che la spalla destra in questo caso è vista da davanti, dobbiamo cercare di ridurre la testa dell'omero. Cominciate a dare un'occhiata al medialinge, cioè a quella parte inferiore. Guardate bene, come noi chirurghi stiamo attenti, stiamo cercando di ridurre al meglio il terzo prossimale dell'omero, e vedete dove adesso metto il dito in questa zona, cerchiamo proprio come un puzzle di ricostruire al meglio il medialinge. Vedete come questo dito di supporto fa capire bene l'azione meccanica del medialinge e fa capire che se ci fosse chiaramente un microscopio si potesse vedere il supporto ematico, come questo è importante. Poi si fanno chiaramente delle stabilizzazioni provvisorie, si fanno dei controlli, si cerca di ridurre a livello millimetrico la testa dell'omero, di dare una buona stabilità. Questo è il controllo radiografico e vedete che a distanza di 7-8 mesi una brutta frattura del terzo prossimale dell'omero comunque ha un ottimo risultato funzionale in soggetto ancora giovane. Tutto questo per farvi capire proprio l'importanza biologica e meccanica del medialinge. Le fratture possono essere anche classificate in varo, queste le conosciamo molto bene, sono un po' le peggiori, sono quelle che possono dare delusioni biologiche, sono più difficili da ridurre e quindi un po' più complesse dal punto di vista chirurgico. Poi abbiamo invece le fratture in valgo, tendenzialmente noi abbiamo imparato sappiamo che i pazienti che guariscono in valgo, tutto sommato, se non c'è una grossa scomposizione degli altri frammenti, possono guarire con un'ottima funzionalità, però ricordiamoci che quando la testa si scompone in valgo il trochite viene iettato un po' all'esterno e quindi in base alle diverse scuole, all'età dei pazienti, esiste più o meno indicazione chirurgico conservativa. Infatti il trattamento di queste fratture dell'omero può essere conservativo. Ora qui chiaramente ci si potrebbe fare un congresso su chi operare o non operare. Diciamo che i parametri in letteratura tengono in considerazione i gradi di scomposizione, che possono essere misurati in millimetri, in angoli, ma molto importante è l'età. È chiaro che una stessa scomposizione, magari in un giovane si fa uno sforzo chirurgico per ridurla, in un paziente ultra settantenne, ultra ottantenne, anche se perde magari 10-15 gradi, anche in considerazione di eventuali comorbidità, si può tentare un trattamento conservativo. Trattamento chirurgico che tendenzialmente, ma non solo, vede due grosse protagoniste. Uno sono le famose placche a stabilità angolare e poi abbiamo come ospite il nostro amico Pascal, che vedo collegato, questo mi rassicura, intanto lo saluto, benvenuto Pascal, mi fa molto piacere vedere che sei con noi. E Pascal è un fautore dei chiodi endomidollari, lui stesso ha ideato un chiodo particolarmente versatile ed eclettico che dà degli ottimi risultati, quindi qualche domanda a Pascal anche su questo chiodo chiaramente faremo. Stiamo concludendo questa relazione, noi utilizziamo tendenzialmente delle placche, che cosa prevede laddove ci sia indicazione chirurgica? Di ridurre i vari frammenti e di utilizzare delle placche a stabilità angolare. Lo scopo è quello di ottenere una buona anatomia da una parte, ma dall'altra di mobilizzare in tempi particolarmente rapidi i nostri pazienti per evitare chiaramente l'osteoporosi locale, per evitare la fibrosi, la capsulite adesiva, che comunque rappresentano una complicanza. Poi c'è un altro concetto che è stato introdotto da un italiano, dall'amico di Napoli Russo, che ha introdotto il concetto del quinto frammento. Che cosa vuol dire? Questi soggetti che abbiamo detto sono osteoporotici a volte hanno una frammentazione del tessuto spongioso che è tra la testa dell'omero e la metadiafisi, quindi noi in alcuni casi utilizziamo dei graft a forma di tappo di champagne che rappresentano un po' l'impalcatura sulla quale noi ricostruiamo e reinseriamo la testa dell'omero, il trochine e il trochite, e poi un'altra volta, cercando di ricostruire al meglio l'anatomia, ristabilizziamo con delle placche a stabilità
profondità angolare, che chiaramente devono essere posizionate sotto il trochite, devono aderire perfettamente alla diafisi e devono chiaramente garantire una buona stabilità. In conclusione poi invece abbiamo delle alternative, sempre e di cui poi parlerà il professor Ascani e l'amico Pascal Bolò, in alcune tipologie di fratture ci può essere indicazione per la ricostruzione anatomica, facendo molta attenzione al trochite, perché una delle complicanze del trattamento di queste fratture con la protesi può essere il riassorbimento del trochite, in modo particolare se è stato reinserito, e in quel caso se si dovesse riassorbire il trochite chiaramente perdiamo il motore e quindi rischiamo di avere una spalla pseudo paralitica. Quindi l'abilità proprio dello specialista oggi è cercare di selezionare bene quei pazienti in cui c'è indicazione, in casi complessi a 3-4 frammenti, della protesi anatomica piuttosto della protesi inversa. Chiaramente la protesi inversa oggi ha esteso molto le sue indicazioni proprio per alcune delusioni che ci sono state in ambito della protesi da trauma, come dicevo, proprio per i riassorbimenti dei trochiti. Questo è un classico caso, vedete, di fratture che abbiamo trattato con una protesi inversa, e vedete che comunque a distanza anche di un anno e mezzo di riabilitazione ben condotta, i risultati funzionali sono più che soddisfacenti. Io chiaramente mi fermo un momento e ne approfitto per salutare Pascal. Pascal, benvenuto, grazie della tua presenza. Per noi chiaramente è un grosso onore, per Shoulder Channel, per me e per Claudio, averti ospite. Benvenuto a Roma, tra virgolette. Sì, grazie, grazie davvero per il gentile invito. Vi sento e spero che mi sentiate bene anche voi. Perfetto, benvenuto Pascal. Per noi possiamo procedere con la tua relazione, poi parlerà Claudio, poi ci sarà qualche domanda. Benvenuto, grazie ancora. Perfetto. Spero che possiate vedere il mio schermo. Assolutamente sì. Quindi mi è stato chiesto di parlare delle sequele, delle fratture dell'omero prossimale. È un argomento sul quale, come voi tutti sapete, lavoro da molto tempo e cercherò un pochino di riassumere quanto abbiamo riscontrato per quanto riguarda le sequele di queste fratture. In pratica dobbiamo tornare alla definizione. Se parliamo di meno di 6 settimane dopo il trauma, parliamo di una frattura acuta. Dopo 6 settimane parliamo delle sequele delle fratture. Quindi la domanda da porsi è: che cosa fare in caso di sequele delle fratture? Il che significa dopo 6 settimane o anche di più. Dobbiamo quindi fare una sostituzione oppure una artroplastica inversa oppure in qualche caso un trattamento ancora più conservativo? Ebbene, è importante tornare innanzitutto alla classificazione che abbiamo già descritto, proprio perché è veramente molto utile per decidere il tipo di terapia da seguire. In pratica questa classificazione, come sapete, prevede 4 tipologie di sequele di fratture: il tipo 1, necrosi o collasso della testa dell'omero; il tipo 2, quindi dislocazione, lussazione della frattura anteriore o posteriore; tipo 3, non unione, dopo fratture in 2, 3 o anche 4 parti; e la quarta, quindi pseudoartrosi dell'omero. In pratica quello che è importante da ricordare è che abbiamo una prima categoria, che è quella intracapsulare, le sequele delle fratture con impatto, quindi tipo 1 e tipo 2. Questo significa che c'è una lieve distorsione dell'anatomia e oltre a questo c'è una continuità tuberosità diafisi, che è veramente molto importante. Un attimo, devo tornare indietro sulla diapositiva, eccomi qua. Allora, abbiamo poi la seconda categoria, cioè extracapsulare, sequele di fratture senza impatto, discontinuità tuberosità diafisi, e abbiamo ancora una distorsione molto grave dell'anatomia. Quindi quello che abbiamo riscontrato è che il fattore più importante che influenza l'esito è la necessità di una osteotomia del trochite. In pratica nel tipo 1 e nel tipo 2 non c'è la necessità di effettuare l'osteotomia del trochite e i risultati sono buoni e prevedibili con la protesi anatomica. Mentre nei tipi 3 e 4
È necessaria un'osteotomia del trochite e purtroppo i risultati non sono tanto buoni quanto ci potremmo aspettare. E questo è riassunto in questo grafico. Vediamo il paziente tipo 1 con buoni risultati rispetto al paziente sotto tipo 4 con risultati molto scarsi. La domanda da porsi a questo punto è: dobbiamo fare una protesi inversa o anatomica? Oggi abbiamo più esperienza con queste due protesi. Quindi vorrei un attimo riassumere due studi multicentro che abbiamo svolto a Nizza, dove in pratica abbiamo avuto 221 pazienti che sono stati trattati con protesi anatomica tra il 1991 e il 1998 e 118 pazienti trattati successivamente con protesi inversa. E abbiamo confrontato i risultati tra le due protesi per le quattro tipologie di sequele di frattura. Partiamo dalla sequela di frattura di tipo 1. Potete vedere, si tratta di un collasso e necrosi della testa dell'omero, continuità tuberosità di apici, impattazione della testa dell'omero, anche artrite, senza necessità di effettuare l'osteotomia del trochite. Alcuni esempi li vediamo qui, un caso di necrosi, un caso di collasso e un caso di artrite post-traumatica. Come potete vedere, c'è una continuità perfetta tra la diafisi e il trochite e non c'è assolutamente necessità di fare osteotomia del trochite per l'impianto protesico. Altro esempio qui, per quanto riguarda l'impattazione del valgo o del varo. In questo caso potete vedere che c'è continuità tra il trochite e la diafisi senza necessità di effettuare l'osteotomia. Quello che abbiamo rilevato in questi due studi è stato che, come potete vedere, il sollevamento in avanti attivo è migliore con la protesi anatomica, anche se gli elementi costanti erano simili tra le due protesi. Quindi potete utilizzare sia una protesi anatomica sia una protesi inversa per una frattura, le sequele di frattura di tipo 1. Ma è difficile in qualche caso impiantare un'protesi inversa nei soggetti con problematiche di tipo 1 perché si può causare una frattura del trochite proprio perché il volume della protesi è considerevole. Ecco perché preferiamo impiantare una protesi anatomica nelle sequele di fratture di tipo 1. Questo è un esempio. Alcuni indizi e trucchi che vi posso dare. Bisogna accettare la distorsione dell'anatomia se si impianta una protesi anatomica in una sequela di frattura di tipo 1. Non dobbiamo fare nessun sezionamento osseo, comunque molto piccolo, passare attraverso la testa dell'omero con l'impatto. Utilizzare l'offset laterale e utilizzare un diametro minore, lunghezza minore. O anche nessuno stelo, se possibile. E questo è un esempio in cui abbiamo utilizzato uno stelo piccolo con cemento. Per poter posizionare appunto la testa dell'omero sul punto giusto, oppure, anche più facile, non utilizzare proprio lo stelo per nulla, ma talvolta la situazione non è sufficientemente buona. Quello che bisogna comprendere è che se vediamo lo spazio acromio-omerale è normale, quindi è ridicolo voler fare l'osteotomia del trochite. Quello che bisogna fare piuttosto è giocare, diciamo così, con la testa della protesi in modo tale da impiantarlo a livello giusto, a livello del trochite, e quindi accettare anche la distorsione anatomica. In altri termini, dobbiamo adattare la protesi a questa anatomia distorta. Parliamo adesso delle sequele delle fratture di tipo 2, cioè lussazioni bloccate o per esempio del frammento della testa, lussazione della testa, ma c'è continuità tra trochite e diafisi. Quindi vedete, qui non c'è assolutamente bisogno di fare l'osteotomia del trochite, ancora una volta si può, tra virgolette, giocare con la protesi per adattarla all'ambiente. Se diamo un'occhiata ai risultati dei due studi, con la protesi anatomica o con la protesi inversa, possiamo vedere che ancora una volta i risultati sono abbastanza simili tra i due per quanto riguarda le due tipologie di protesi. Quindi si può utilizzare o la protesi anatomica o la protesi inversa. Questo dipende principalmente dall'età del paziente, direi. E questo che vedete qui è un esempio. Vedete, questo è un paziente operato qualche anno fa, è un medico di medicina generale, è caduto a causa di un incidente in bicicletta, è venuto da me 4 mesi dopo l'incidente con questa frattura, con questa lussazione, limitazione nel sollevamento in avanti, riduzione nella rotazione interna, buona rotazione esterna. Quindi cosa abbiamo fatto? All'epoca abbiamo scelto la emiartroplastica, la superficie della glena era perfetta, non c'era ragione di fare altro. Abbiamo adattato la protesi all'anatomia distorta e possiamo vedere che 5 anni dopo l'intervento il risultato è molto buono.
E questo è il soggetto, come vedete su questo video, potete vedere che ha un sollevamento attivo pieno, buona rotazione esterna normale e ha mantenuto anche la rotazione interna. Quindi questo è molto importante perché è un medico. Quindi se vogliamo mandare dei pazienti, vogliamo che i pazienti vengano trattati adeguatamente, vedete, siamo assolutamente soddisfatti dei risultati e anche lui è stato molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Questo per quanto riguarda le sequele delle fratture di tipo 2, risultati buoni e prevedibili con le mie ortoprotesi. Qualche trucco, accettare la distorsione dell'anatomia, anche in questo caso, fare la EMIS meno di 6 mesi e la superficie della glena in buone condizioni. Se c'è un'erosione della glena, utilizzare invece altro. Dopo la chirurgia, utilizzare un tutore per la rotazione esterna per 3-6 settimane, proprio per evitare una recidiva della lussazione posteriore. Questo è molto importante. Vediamo adesso le sequele di fratture di tipo 3. Questi sono casi molto interessanti perché queste sono pseudoartrosi del collo dopo frattura in tre parti, come vedete qui, una frattura in tre frammenti. Qui abbiamo una discontinuità, come potete vedere, tra la diafisi e il trochite, e questi sono appunto alcuni esempi. Sulla parte sinistra vedete due parti, sulla destra dopo frattura in tre frammenti. E in pratica è necessario fare l'osteotomia del trochite se vogliamo andare a impiantare la protesi. Se diamo un'occhiata ai risultati nei due studi, in pratica veramente è stato terribile vedere che questi sono stati i risultati peggiori che abbiamo osservato con le quattro tipologie. Vedete, il sollevamento in avanti era scarso con entrambe le protesi, la rotazione esterna andava bene con la protesi anatomica, mentre non c'era rotazione esterna con la protesi inversa, e il constant score era molto scarso, molto basso in queste sequele di fratture di tipo 3. Sembra quindi che non ci siano buoni risultati con nessuna di queste protesi. Allora, qual è la soluzione? Beh, credo che dobbiamo comprendere innanzitutto quello che accade. Questo è un caso che ho operato molti anni fa. Questa signora viene da me ogni anno, non ha necrosi della testa dell'omero, non ho fatto protesi, ha fatto semplicemente una fissazione della testa alla diafisi con il trochite. Quindi i muscoli della cuffia, i tendini sono ancora, hanno la loro inserzione, non c'è quindi nessuna ragione per sacrificare la testa dell'omero in caso di questo genere. Questo è veramente molto importante. Gilles Walsh ha pubblicato questa serie di casi, parliamo di 20 pazienti, in cui ha trattato queste sequele di fratture di tipo 3, pseudoartrosi, con un PEG, cresta iliaca. L'H, e vedete che il 95% dei pazienti sono stati soddisfatti, 96%, 96% di guarigione, tasso di guarigione, e nessuna necrosi della testa dell'omero. Quindi molti hanno dimenticato questa pubblicazione che ormai risale più di 30 anni fa sul Journal of Shoulder and Elbow Surgery. Adesso tutti mettono le protesi inverse, che ritengo sia un errore. Quello che noi facciamo in questi casi, oggi, non usiamo più queste placche. Questo è un altro caso operato da me. Ancora una volta potete vedere che questa testa non è poi così messa male, nel senso che è lungo il limite della cartilagine. La testa è ben viva perché tutti i muscoli della cuffia e i tendini hanno ancora la loro inserzione al frammento del bicipite. Quindi questo è un caso che abbiamo operato più di recente, 3-4 anni fa, e potete vedere che oggi quello che facciamo in pratica è un nailing percutaneo dell'omero. Qui abbiamo una pseudoartrosi dopo la frattura in tre frammenti e possiamo vedere che questo paziente non ha nessuna cicatrice e quindi è stato operato in via percutanea con il nail, il chiodo IM, e questo è stato un ottimo risultato per queste sequele di fratture di tipo 3. Quindi se non c'è necrosi della testa dell'omero, la maggior parte delle volte non c'è una necrosi, o si fa l'innesto, o si fa la placca, o si fa il nailing percutaneo. Se siamo in presenza di necrosi o di artrite, bisogna mettere la protesi nelle sequele di fratture di tipo 3. E si può fare la EMI per la frattura oppure si può fare la inversa. Ma se si fa l'inversa, bisogna prestare attenzione. Quello che bisogna fare è non fare l'osteotomia del trochite. Questo è un caso di una signora di 85 anni. E come potete vedere, è una frattura del collo chirurgico, ma qui non c'era cuffia, quindi in questo caso facciamo quello che noi chiamiamo la tecnica shish kebab. Significa che si taglia la testa,
e fa passare la protesi inversa con lo stelo come se fosse un chiodo attraverso l'epifisi e poi attraverso la diafisi. In questo modo quindi non si fa l'osteotomia del trochite e in questo modo si può avere un buon risultato dopo le sequele di fratture in tre frammenti. Dobbiamo ricordare infatti che i risultati erano molto scarsi nelle due serie che abbiamo mostrato in precedenza. Parliamo a questo punto delle sequenze delle fratture di tipo 4, l'ultima tipologia di sequele, che con malunione della tuberosità con una distorsione importante, i muscoli della cuffia sono non funzionali e non c'è modo per poter fare qualcosa di buono in questi casi. Vedete che c'è una discontinuità ancora una volta tra il trochite e la diafisi, c'è una distorsione importante dell'anatomia che non è assolutamente accettabile. Bisogna in pratica rintervenire anche sulla tuberosità, sul trochite. Trochite non tollera purtroppo il fatto di essere, tra virgolette, rotto due volte. E in questo grafico vediamo che la protesi anatomica dà un risultato scarso, 42 punti nel punteggio Constant, mentre la protesi inversa non dà un risultato molto buono. Chiaramente il sollevamento anteriore è a 127 gradi, che non è così male, ma non c'è rotazione esterna. Il punteggio il constant score è di 55 punti appena. Quindi chiaramente non utilizziamo la protesi anatomica, dobbiamo utilizzare la protesi inversa per forza, ma dobbiamo essere attenti. Informiamo il paziente del fatto che i risultati comunque non saranno eccezionali. Tutt'altro. La protesi inversa è quindi il trattamento per le sequele di fratture di tipo 4, ma il problema sta nel fatto che non c'è epifisi, come potete vedere. Visto che bisogna intervenire su trochite e trochide e cercare di riattaccarli con la protesi, purtroppo il risultato potrebbe non essere buono. Quindi si può avere un buon sollevamento, risultati abbastanza buoni, risultati funzionali accettabili, ma il problema è che ci sono tante complicanze. E nelle sequele di fratture di tipo 4, se si cerca di riattaccare le trochite, o se si fa l'escisione di questi, c'è un risultato funzionale scarso, un elevato tasso di complicanze e di revisione. Vedete il tasso di revisioni? 27% di complicanze, 23% a seconda delle protesi utilizzate. Questo significa che due pazienti su 10 dovranno fare una nuova chirurgia se si utilizza la protesi inversa nelle fratture di tipo 4. Un paziente su 10 anche per quanto riguarda invece le protesi anatomiche. Abbiamo complicanze come infezioni, instabilità, perdita dell'impianto, derotazione dell'impianto, sono tante le complicanze. Il problema principale è l'accorciamento dell'omero, perché visto che non ci sono punti di repere a livello dell'omero, se non si fa una radiografia adeguata, non si sa a quale livello bisogna impiantare la protesi. E oltre a questo, è necessario intervenire sul con cemento, metallo o allotrapianti per ricostruire proprio l'omero prossimale. Perché? Perché altrimenti sarà nel canale midollare e dopo diversi anni la protesi si allenta e bisognerà fare la procedura di revisione, come vedete in questo caso. Questo paziente che ho operato la prima volta nel 2003 è tornata alla mia attenzione alcuni anni dopo e vedete che la protesi era completamente derotata e allentata. Sono dovuto intervenire di nuovo su questo paziente, ho dovuto fare un allotrapianto con un'osteotomia step cut per essere del tutto certo che il paziente possa avere una buona fissazione della protesi. Ancora una volta il sollevamento è buono a livello orizzontale, mentre la rotazione esterna non è altrettanto buona, non c'è trasferimento muscolare, è comunque difficile per questi pazienti utilizzare le braccia nonostante il fatto che hanno un buon sollevamento. Questo è il problema principale dopo la perdita ossea dell'omero prossimale. Migrazione del trochite che conduce a un'assenza di rotazione esterna attiva. Di conseguenza, questi pazienti non sono soddisfatti della protesi inversa, proprio perché hanno il segno dell'hornblower, del suonatore di corno, e come vedete in questa donna, che ha un buon sollevamento dopo la protesi, ma guardate cosa accade quando io le prendo il braccio in rotazione esterna. Non è assolutamente in grado di mantenere il braccio in rotazione esterna. Si potrebbe dire non è importante, invece sì che è importante, perché non può bere, non riesce a mangiare, non può pettinarsi. Ogni giorno è disturbata dal fatto che non ha una rotazione esterna attiva. Come vedete, qui ha un buon sollevamento anteriore delle braccia, non è quello il problema. Ma nonostante questo buon sollevamento anteriore delle braccia, non può utilizzare il braccio
ogni giorno per le attività della vita quotidiana. In questo caso, talvolta, noi cerchiamo di fare l'episcopo modificato o latissimus dorsi, latissimo dell'orso, cercando di migliorare la situazione. Ultima complicanza, che molto spesso viene sottostimata, è l'infezione di basso grado. Se questo paziente viene operato con riduzione in aperto, riduzione a cielo aperto e sintesi interna, ci possono essere infezioni batteriche. E nelle mie mani io preferisco fare una chirurgia in due fasi nel caso di dubbio. È importante anche ricordare che anche se si utilizza la protesi inversa per le sequele delle fratture di tipo 4, quello che vediamo è che il tasso di complicanza è comunque elevato e se vogliamo mettere la protesi inversa in tutti i pazienti con sequele di fratture, vedrete che il tasso di complicanze gravemente aumenterà sulla base delle sequele delle fratture. Questi sono i messaggi da ricordare. Questa classificazione anche ora, oggi, è molto utile per il processo decisionale. Chiaramente è molto semplice, può contenere probabilmente degli errori, ma tutto ciò che è troppo complesso diventa inutile comunque, perlomeno questo è il mio punto di vista. Questa classificazione ci permette di decidere, di fare un buon processo decisionale ed è per questo che questa classificazione è utile e va utilizzata. Per riassumere quello che abbiamo detto, nelle sequele di fratture di tipo 1 chiaramente si può utilizzare la protesi inversa, ma noi preferiamo la protesi anatomica con uno stelo corto, proprio perché i risultati sono buoni e non c'è necessità di intervenire di fare un'osteotomia del trapite. In quelle di tipo 2 con lussazione delle fratture si può utilizzare o la protesi anatomica o la protesi inversa. I risultati in pratica sono sovrapponibili, dipende principalmente dall'età del paziente e dal tipo di danno che si osserva. Il problema con le sequele di fratture di tipo 3, ricorderete che entrambe le fratture, entrambe le protesi, quella inversa e quella anatomica, danno comunque risultati scarsi. E se possiamo, cerchiamo di evitare la protesi, facciamo il nailing intramidollare o l'innesto con placca. Se si usa la protesi, si utilizza una protesi inversa con la tecnica shish kebab che ho descritto prima. Ma ultimo, per quanto riguarda le sequele delle fratture di tipo 4, chiaramente la soluzione è la protesi inversa, ma i risultati non sono tanto buoni quanto potremmo pensare e quanto spesso crediamo. Questo è un esempio per concludere, questa è una signora di 69 anni con un trauma 2 anni fa, abbiamo la frattura, da un lato frattura di tipo 4, l'altro sequela di frattura di tipo 1, abbiamo utilizzato la protesi inversa per il tipo 4, anatomica per il tipo 1, questi sono i risultati, lo stesso per quanto riguarda il sollevamento attivo, ma la dotazione esterna è molto migliore con la protesi anatomica, proprio perché il trochite è ancora in posizione, quindi i muscoli della cuffia sono ancora funzionanti, la paziente è molto più felice con la parte sinistra dove abbiamo messo la protesi anatomica. Ci sono due fattori prognostici scarsi con la protesi inversa, chirurgia precedente, perché questo può condurre a infezioni e a rigidità, e trochite assente o migrato, che è una causa di instabilità, allentamento, derotazione dell'impianto e scarsa funzionalità, nonostante un buon sollevamento attivo. Quindi dobbiamo prevedere queste complicanze, per quanto riguarda la biologia, per quanto riguarda gli esami biologici, la TAC e la radiografia e la TAC, perché non sappiamo a quale livello andremo a impiantare la protesi altrimenti. Concludo con questa paziente che ho visto la scorsa settimana, è per questo che ho messo questo video. 20 anni dopo la protesi anatomica, che per una sequela di frattura di tipo 1, vedete, quello che ho fatto in pratica ho rimosso la protesi con lo stelo, l'ho messo in valgo proprio per adattare la testa della protesi al livello giusto. E vedete che 20 anni dopo la chirurgia la paziente ha ancora un sollevamento e una rotazione esterna, una rotazione interna normale, quindi ancora assolutamente soddisfatta della chirurgia. Mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Pascal, come al solito ci hai illuminato con le tue interessantissime relazioni. Se hai pazienza una ventina di minuti ci saranno qualche domanda. E intanto introduco l'amico Ascari che invece ci parlerà anche lui di una chirurgia particolarmente complessa, le revisioni e gli interventi complessi sulle fratture del terzo prossimale. Benvenuto Claudio. Grazie, intanto saluto Pascal e
te Giovanni per questa grande occasione di poter presentare diciamo, la nostra esperienza in questo ambito così complesso. Non vado avanti. Share the screen. Share the screen. In casi così complessi come sono appunto questi delle revisioni nelle sequele, Pascal Boileau ha fatto vedere fino adesso, eccoci, qual è la problematica relativa al fallimento di queste fratture. Più del 44% dei pazienti con delle fratture complesse dell'omero prossimale trattate con osteosintesi va incontro a una complicazione e necessita poi di una chirurgia di revisione. Questo è un qualcosa che per noi è molto importante. Questo è un caso che io ho visto proprio questa mattina e che fa pensare a tutto quello che noi dobbiamo o non dovremmo fare in questi casi. Un ragazzo, una persona giovane di 41 anni con una frattura bilaterale dell'omero prossimale che è andato incontro ad un trattamento bilaterale a destra di una protesi anatomica, di una emiartroplastica, quindi a sinistra di una ricostruzione complessa con una placca, con una riduzione non complessa. Ecco, vediamo, e questo ci deve far pensare, qual è il grado di recupero dal punto di vista del movimento. A destra lui ha avuto anche durante la riduzione una problematica sul nervo ascellare, con una neuropatia del nervo ascellare che leggermente sta recuperando ancora adesso. E questo per quanto riguarda il tipo di trattamento e il perché questo tipo di trattamento che noi facciamo può andare incontro a un fallimento. Ci sono varie problematiche che noi dobbiamo affrontare. Innanzitutto il tipo di fratture. Abbiamo già visto Giovanni Di Giacomo che ci ha presentato la classificazione e le varie tipologie dal punto di vista anatomico della frattura. La scelta del tipo di mezzo di sintesi che noi vogliamo utilizzare, soprattutto la capacità che noi dobbiamo ottenere di ridurre la frattura dal punto di vista anatomico, e negli anni oggi noi abbiamo verificato un'eccessiva confidenza da parte dei chirurghi nel ruolo di queste placche a stabilità angolare che, andando a sospendere un po' i frammenti tra loro, non permettono una guarigione probabilmente in compressione. Certamente la qualità dell'osso e della cuffia dei rotatori e la comorbidità dei pazienti sono altri due elementi che devono far capire quale può essere il destino, il futuro di una frattura di questo tipo. Quindi molti sono i fattori e i fattori di rischio che sono collegati al fallimento di un'osteosintesi, particolari tipi di fratture, questa frattura a quattro parti in particolare, le fratture lussazioni, abbiamo visto le fratture lussazioni che presentano una local stability, cioè una lussazione statica generalmente posteriore, un'età tra i 50 e i 64 anni e in ultimo anche il fatto di essere dei soggetti fumatori, e questo determina facilmente un non valido risultato finale. La diagnosi per quanto riguarda i fallimenti degli osteosintesi vede un 38% di necrosi avascolare della testa omerale, un 17% di spostamento secondario dei frammenti e un 13% di pseudartrosi. Queste sono appunto le diagnosi più collegate al fallimento dell'osteosintesi. Perché una frattura va incontro poi a una sequela, quindi a un fallimento? Questo avviene per tutta una serie di problemi, in particolare per la, diciamo, associazione di più di questi elementi, che sono appunto la perdita ossea che si realizza durante la frattura, la deformità anatomica che non siamo in grado probabilmente di poter ricostruire, soprattutto lo spostamento o la mancata sintesi delle tuberosità e i tessuti molli, in particolare della cuffia dei rotatori, che non possono essere riportati nella loro posizione originale. Chiaramente incontro a una pregressa chirurgia si avrà sicuramente un risultato non positivo. Questa è la classificazione, l'abbiamo visto fino adesso, di Pascal Boileau per quanto riguarda il lavoro del 2001 e del 2006, e non mi dilungo ulteriormente perché ci ha spiegato perfettamente quale può essere il piano da considerare in base a questo tipo di classificazione.
Quindi quale tipo di protesi, anche questo lo abbiamo visto, quale tipo di protesi, sia anatomica o inversa, scegliere, è cruciale la valutazione preoperatoria che dobbiamo fare delle tuberosità e della cuffia trotatori per poter prendere una decisione sul tipo di impianto da utilizzare in caso appunto di sequela. E chiaramente questo lavoro di Bollò che ha dimostrato inizialmente, nel caso di sequele tipo 1, la presenza di un buon risultato utilizzando un'emiartroplastica, e in un lavoro, in una review più recente fatta da Holton nel 2017, si è visto che la protesi inversa ottiene un buon trattamento iniziale dal punto di vista funzionale, ma sicuramente un trattamento inferiore rispetto a una protesi inversa messa chiaramente in una condizione di osteoartrosi a livello primario. Ci sono stati, appunto, abbiamo visto questi studi multicentrici realizzati, tra cui quello dell'ultimo congresso del NITS Shoulder Course del 2016, che hanno dimostrato dei punti fondamentali. Innanzitutto, la protesi inversa ha un buon risultato nel trattamento delle sequele di frattura a medio-lungo termine. L'incidenza, della percentuale di reintervento è legata alla tipologia delle sequele di frattura, e lo stato delle tuberosità è quello che determina la maggior presenza di complicazioni a questo livello. Quindi, perché una revision surgery, cioè una chirurgia di revisione in caso di fallimento, è assolutamente necessaria? È necessaria per la qualità dell'osso, è necessaria quando appunto si deve andare a fare una rimozione del pregresso sistema di sintesi utilizzato, per la presenza di deformità associate, per una mancata guarigione completa dell'osso e per lo stato della cuffia trotatori in particolare. Quindi, quando noi decidiamo di dover fare un trattamento dal punto di vista di una revisione, quindi un trattamento, dobbiamo fare un planning assoluto e poter decidere se fare un intervento in un unico tempo o un intervento in due tempi. In un unico tempo andremo a fare tutto l'intervento, come vedremo, di rimozione dell'impianto precedente e l'applicazione dell'impianto protesico. Nel caso di una two-stage revision, di un tempo in due tempi, andremo a fare questo in due tempi successivi. Nel caso di una revisione fatta in due tempi, questo ci potrebbe consentire più facilmente oggi di poter approfittare degli studi che noi facciamo preoperatori attraverso dei planning, sfruttando per esempio il blueprint, che ci permette di poter andare a posizionare in maniera ottimale la protesi nel momento in cui andremo a fare il reimpianto. Quindi una valutazione completa con tutto quello che può essere la diagnostica di secondo livello e soprattutto una valutazione per il rischio di infezione che deve essere fatta attraverso gli esami biologici più accurati. Questo è un caso di una sequela abbastanza tipica di un tipo 1, come abbiamo visto nella precedente relazione di Pascal Boileau. Può essere trattata con una protesi anatomica, questa era una frattura da impatto, trattata con una tecnica MIPO, ovvero con una placca utilizzata non con un accesso completo, ma con un accesso mini-invasivo, ed era mancata in questo caso la riduzione. E qui vediamo sulla proiezione assiale della TAC che si era creata una lussazione statica posteriore della testa, per cui il paziente, estremamente giovane, di 42 anni, non aveva assolutamente funzionalità. Qui vediamo l'intervento che è stato fatto di preparazione per andare innanzitutto a fare la rimozione della placca e quindi consentirci poi di poter andare a fare una pianificazione con questi software di pianificazione preoperatoria, per poi fare la scelta definitiva di utilizzare una protesi anatomica che vediamo nel momento dell'impianto. Questo è invece un caso di una protesi, di una sempre sequela tipo 1 con una frattura in compressione. Anche in questo caso era stato utilizzato una placca con un innesto osseo in fosfato tricalcico per andare a creare l'appoggio mediale. Vediamo come poi, al momento della rimozione della placca,
quella che è la distorsione anatomica si era verificata, quindi una volta fatta rimozione dell'hardware, questo era il paziente, vediamo qual era sull'arto superiore destro l'estremo grado di limitazione funzionale oltre che il dolore, e vediamo quello che è il quadro tipico che noi troviamo in questi casi. Qui avevamo addirittura la presenza di questi sostituti di osso che avevano creato una barriera che durante l'intervento, ecco qui questo era lo stato della cuffia dei rotatori, che era uno stato valido da un punto di vista di una possibile ricostruzione con una protesi anatomica, e questa è la chirurgia dal punto di vista dell'intervento, con la preparazione con estrema difficoltà dopo aver fatto una valutazione del livello della grande tuberosità, e la estrema difficoltà nel riuscire a ottenere una ricanalizzazione della diafisi omerale per la presenza di questi sostituti ossei all'interno, e questo ha determinato poi la difficoltà anche nel posizionamento della protesi. E qui vediamo il momento, diciamo, nei momenti successivi del posizionamento, ecco, vediamo la necessità di dover ottenere una ricostruzione completa. Casi ancora più complessi sono questi in cui abbiamo una distorsione ancora più importante dell'anatomia, qui una necrosi vascolare con una distorsione completa perché la frattura non coinvolgeva soltanto la parte prossimale ma anche la parte diafisaria, e anche in questo caso, dopo aver fatto una rimozione della placca, la difficoltà nel riposizionare uno stelo con un assetto completamente alterato, e questo paziente, che era un paziente dell'altro portatore di un Parkinson, con una, diciamo, necessità di un allungamento così importante ottenuto attraverso la protesi, ha realizzato una complicanza che purtroppo è abbastanza tipica, cioè una frattura dell'acromion che ha determinato la comparsa per un lungo periodo di dolore residuo. E sono casi estremamente complessi, come in questo caso un'altra osteosintesi con una pseudoartrosi, una non guarigione a livello della tuberosità, della diafisi, che ha richiesto la rimozione del sistema di osteosintesi col chiodo endomilolare e l'applicazione di questa protesi, ottenendo però un buon risultato finale da un punto di vista della ricostruzione, della elevazione anteriore, sicuramente non della rotazione esterna. Vado rapidamente, questo è un caso estremamente complesso, anche qui un caso di una sequela tipo 4 con una presenza di una pseudoartrosi completa della parte diafisaria sulla sintesi, con la rimozione della sintesi con una tecnica analoga a quella della shish kebab che ha fatto vedere Pascal Bolo prima, con la ricostruzione mediante una protesi con una placca associata per poter mantenere la sintesi completa intorno alla protesi, e con un recupero valido dal punto di vista dell'aspetto funzionale per quanto riguarda la paziente. Questo è un caso abbastanza tipico, anche qui vediamo una procedenza delle viti a livello della testa dell'omero, con una necessità anche in questo caso di passare da una sintesi a una protesi inversa, con una possibilità anche qui di un buon recupero, anche in questa per una sequela tipo 1, quindi un caso di per sé abbastanza semplice. Questo invece è un caso di una signora anziana di 89 anni dove è stata tentata una chirurgia mini-invasiva mediante l'utilizzo di un chiodo endomidollare che inizialmente sembrava aver dato un buon esito, ma che è andato incontro a uno spostamento secondario e con la necessità di dover andare a fare una ricostruzione con una protesi dopo la rimozione in un singolo tempo, con una protesi da revisione per poter ottenere una ricostruzione con una protesi inversa, anche in questo caso con la possibilità di poter ridare una funzionalità. In questo caso anche una frattura, lussazione trattata con placca e viti. Vediamo, qui si è creata quella che è una forma di riassorbimento a livello delle tuberosità, la paziente non aveva più funzionalità dal punto di vista della possibilità dell'elevazione delle rotazioni, anche in questo caso trattata mediante un trattamento con una protesi particolare da revisione che ha permesso una ricostruzione anatomica. Questo è un caso ancora più particolare,
dove abbiamo avuto una frattura, lussazione associata ad un ustione grave di tutta la regione della spalla, con una dislocazione della testa omerale all'interno del cavo ascellare. È stata la paziente sottoposta a un trattamento di semplice rimozione della testa omerale e quindi, una volta guarita la parte dell'ustione, è stata realizzata una ricostruzione, in questo caso con una protesi inversa, per ottenere quindi una ricostruzione di questo tipo che consentisse una ripresa funzionale. Vado a concludere: una frattura a tre parti di un soggetto di 40 anni con una lussazione posteriore statica, anche in questo caso con una sequela di tipo 1, quindi una perdita, un riassorbimento a livello cefalico della testa, e con una ricostruzione con una protesi anatomica. E vediamo quindi tutte le fasi della ricostruzione successiva. Il paziente aveva avuto una neuropatia a livello del nervo circonflesso sull'arto operato, a distanza ha avuto un buon recupero, probabilmente perché il fascio posteriore e laterale del deltoide consente, pur avendo ancora un deficit del fascio anteriore, un buon recupero funzionale. In conclusione, l'aspetto fondamentale è anche l'aspetto legato al programma di riabilitazione che deve essere stabilito su questi pazienti, che deve essere confezionato un po' a livello sartoriale sul singolo paziente e sulla singola trattamento, quindi con un rapporto diretto con il chirurgo che deve essere fatto. È il trattamento consueto dal punto di vista del riabilitativo, però la tempistica e l'arrivo a un recupero completo deve essere realizzata in base a quello che è, il tipo di intervento che noi abbiamo utilizzato. E vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, grazie Claudio, complimenti per bellissimi casi. E abbiamo ancora una decina di minuti, approfittiamo della gentilezza di Pascal per fare qualche domanda. Io avrei una domanda per Pascal. Pascal, nelle fratture del terzo prossimale d'omero, tu sei un fautore del chiodo endomidollare. Ci puoi spiegare in sintesi in quale tipologie di frattura e i vantaggi che tu trovi nel chiodo endomidollare rispetto alla classica locking plate? Per favore. Allora, io non uso da 20 anni placche ormai, ho smesso definitivamente di utilizzare placche. Mi ha veramente impressionato tutto quello che ci è stato mostrato quest'oggi per quanto riguarda questi casi nella presentazione di Claudio. Dunque, credo che ci sia un errore utilizzare una placca in questo tipo di fratture. E vi ho spiegato perché. È assolutamente logico utilizzare una placca o nelle fratture del prossimale dell'omero, perché si cerca di contrastare le forze verticali e c'è il rischio di necrosi della testa del femore, come tutti ben sappiamo. Il problema però è completamente diverso quando parliamo delle fratture del terzo prossimale dell'omero, perché se abbiamo una frattura in due parti del collo non c'è nessuna ragione di utilizzare una placca. Si può fare un chiodo endomedullare percutaneo in maniera molto semplice, ci vogliono 10-15 minuti di intervento senza nessuna cicatrice. Si entra attraverso il trapezio, posteriormente rispetto all'articolazione acromioclaveare, con il chiodo dritto si entra nel frammento della testa e nella diafisi e si blocca e hai fatto. Se parliamo invece di una frattura di 3 o 4 parti, non è importante la testa dell'omero, a nessuno interessa. Noi sappiamo come cambiare la testa dell'omero, non sappiamo come cambiare la cuffia invece. Una volta che il problema del trochite non è la testa dell'omero, è un errore di concettuale proprio, che proviene probabilmente dalle fratture del femore prossimale. Quindi il chiodo che abbiamo sviluppato è diritto, è piccolo, ha un diametro piccolo, è corto, è un po' come una pennina, e le viti sono orientate verso le tuberosità, due viti posteriore e una vite anteriore. E non ci sono viti per la testa, non c'è bisogno di mettere viti a livello della testa, perché una volta che abbiamo riportato le due tuberosità, la testa rimane in posizione, non può andare da nessuna parte, non può scendere, non può salire, non può andare nella parte anteriore, è intrappolata tra le tuberosità. Se c'è un foro importante,
Osso spongioso. Allora si può aggiungere un qualche altro trapianto, ma non c'è nessuna necessità di fissare la testa. Non fisso la testa dell'omero da 20 anni a questa parte. Vi posso far vedere anche fluoroscopia intraoperatoria, dove possiamo vedere che la testa si muove con le tuberosità e la diafisi insieme. Quindi il problema è il materiale che utilizziamo per la fissazione, il problema sta anche nell'approccio che noi seguiamo. Se ci pensiamo, per esempio, le fratture in tre o quattro parti, beh, non sono null'altro che una problematica che riguarda la cuffia. Il problema, sulla base delle raccomandazioni americane, oggi tutti utilizzano l'approccio deltopettorale. Nei casi che avete presentato, abbiamo visto anche le problematiche nel nervo ascellare che sono state osservate in questi pazienti, e questa è una delle ragioni. I chirurghi lottano, nel senso che cercano di intervenire sulla tuberosità nella parte anteriore, mentre la tuberosità nella parte posteriore della spalla. Quindi forse sono un po' troppo vecchio, ma ho cominciato a fare riparazione della cuffia dei rotatori molti anni fa e non facciamo mai nessun approccio delta pettorale per la riparazione della cuffia, facciamo un approccio anterosuperiore invece. Oggi questo approccio è stato dimenticato, le persone non sanno più come farlo e quindi non lo fanno. Purtroppo questo è l'approccio che invece dovremmo utilizzare per le fratture in tre o quattro parti, perché ancora una volta il problema sta nel fissare la tuberosità in posizione. Il trochite, non il trochine si gestisce facilmente. Il trochite invece, quando abbiamo tre muscoli importanti, sovraspinoso, infraspinoso e piccolo rotondo. Quindi l'approccio è sbagliato, delto pettorale per fissare qualcosa che è lì. Il materiale che utilizziamo è sbagliato perché cerchiamo di fissare la testa invece di fissare le tuberosità. E da ultimo, al termine della chirurgia, il chirurgo mette il braccio del paziente in rotazione in terra e anche se ha avuto successo nel fissare il trochite, adesso lo distacca nella parte posteriore della spalla. E come vedete, in questi casi che sono stati presentati, questi sono soggetti anche relativamente giovani e questo cambia completamente la loro vita. Voglio dire, non c'è modo in cui possiamo fare un buon lavoro dopo. Cerchiamo di fare un buon lavoro, ma come avete già detto, anche con la protesi inversa, se ha la cuffia a posto del superiore, non è una buona protesi inversa e il risultato sarà scarso per il paziente. Perfetto, grazie Pascal. Sono d'accordissimo sull'importanza e sull'enfasi che hai messo sul trochite, che come hai sottolineato bene rappresenta il locus minoris resistentiae della nostra chirurgia, sia quando trattiamo i pazienti con placche, con chiodi ed eventualmente con le protesi. Prego. E una domanda per Pascal era invece legata a queste chirurgie di revisione che sempre di più stiamo affrontando e purtroppo l'età che sta crescendo anche della nostra popolazione ci obbliga a dover fare. Credi sia importante per il recupero delle rotazioni quello di dover fare un gesto accessorio come la tecnica dell'episcopo che tu hai fatto vedere e che nella tua esperienza questo dà dei buoni risultati perché diciamo, trattamento nelle perdite della cuffia dei rotatori posteriore superiore quando facciamo una protesi inversa su un'artrosi secondaria si ha un buon risultato. Su questi casi invece di revisioni post sequela è sicuramente più complesso. Nella tua esperienza hai dei buoni invece risultati anche in questo caso? No, naturalmente no, noi cerchiamo di migliorare i risultati, ma non abbiamo buoni risultati. Nelle sequele delle fratture, il fatto che soprattutto se è stato operato con riduzione in aperto e fissazione interna, sintesi interna è tutto molto difficile perché tutta l'area è coperta di tessuto fibroso. E effettuare il trasferimento tendine muscolo, tecnica dell'episcopo, è molto difficile. Se si vuole fare, bisogna andare sotto il peg major, perché lì abbiamo un'anatomia, diciamo, normale e quindi possiamo trovare il tendine del latissimo del dorso e del grande rotondo. Ma il problema è che nelle sequele delle fratture, per esempio quelle di tipo 4, non c'è più epifisi, quindi manca l'osso a livello prossimale. Per cui se vogliamo veramente fare un buon lavoro è necessario innanzitutto l'allotrapianto per ricostruire. E poi, in secondo luogo, il trasferimento del latissimo del dorso o del grande rotondo. Quindi è un intervento importante con pochissimi chirurghi che hanno esperienza di questa tipologia. E
E anche con l'esperienza, comunque, talvolta bisogna ritornarci perché è impossibile fare il trasferimento muscolo-tendineo. Quindi, se il paziente, per esempio, diciamo, se siamo nei primi 3 mesi dopo la frattura, nei primi 6 mesi, magari qualche volta dalla frattura, io cerco di fare la fissazione del trochite per avere l'approccio superiore, dissecare quindi il trochite per riportarlo con la protesi da frattura, e poi bisogna mantenere il paziente in questa posizione, adduzione e rotazione esterna per 3 settimane, e poi farlo riscendere progressivamente nelle 3 settimane successive, perché come sapete muscoli e tendini sono molto rigidi e quindi c'è un'escursione possibile molto piccola dell'unità muscolo-tendine. Grazie. Pascal, io ne approfitto, sono gli ultimi minuti, ti volevo far vedere un caso interessante che mi è capitato proprio ieri, un caso particolarmente complesso. È una paziente di 80 anni che è caduta a settembre del 2020 e si è fratturata ed è stata operata in un'altra sede. Questo è il trattamento che gli è stato fatto. Poi, dopo pochi mesi, si è sviluppata un'infezione e il collega ha pensato di togliere la placca e di lasciare la paziente in questa situazione che faceva un trattamento di fisioterapia con forti dolori. Poi è venuta alla nostra osservazione, chiaramente questo è il quadro. Noi abbiamo dato indicazione per fare una protesi inversa, però ecco, durante l'intervento, cosa che ogni tanto mi capita, ho avuto una difficoltà, questa è la spalla destra vista da sopra, una difficoltà a ridurre la protesi. La domanda che io ti farò è se ti è mai capitata una situazione di questo tipo ed eventualmente quali strategie ottieni. Io ti dico quello che abbiamo fatto noi. In questo filmato che segue si vede che abbiamo fatto e migliorato il release tra il piano della cuffia posteriore e il deltoide, pensando e c'erano in effetti delle aderenze che in fase iniziale io avevo sottovalutato. E l'altro aspetto interessante è che ho prestato un po' più di attenzione a asportare del tessuto osseo che era sulla parte mediale dell'omero, che rappresentava una consolidazione inappropriata della testa dell'omero, che quindi probabilmente rendeva difficoltosa la riduzione. Poi chiaramente ho scelto l'altezza e gli spessori giusti e ho avuto una buona stabilità. Quindi la domanda che io ti voglio fare, se ti sono mai capitate delle situazioni sul campo operatorio dove avevi in un'instabilità inveterata una instabilità dell'elemento protesico che stavi montando ed eventualmente se oltre agli accorgimenti che noi abbiamo sviluppato si può agire anche sulla versione della glenosfera e dello stelo per migliorare la stabilità ed eventualmente se ci sono degli studi o dei tips and tricks che in funzione della tua grossa esperienza ci puoi dare. Quello che è importante fare è misurare l'omero, quindi in modo tale da poter confrontare la lunghezza dei due omeri, e in questo modo si può prevedere a quale livello dobbiamo posizionare l'elemento di complemento dell'omero, perché buona parte dei problemi hanno a che vedere con l'instabilità o comunque la difficoltà della riduzione, e la maggior parte dei problemi sono proprio correlati al fatto che la protesi non è dell'altezza giusta. Quindi questo è molto importante, quindi fare questa radiografia bilaterale, utilizzare la TAC, si può utilizzare anche la TAC bilaterale e ci permette di misurare con accuratezza la lunghezza dell'omero. Quindi per quanto riguarda la lateralizzazione, nelle sequele delle fratture non si può lateralizzare molto e bisogna prestare attenzione perché altrimenti ci può essere una difficoltà nella riduzione. Se io lateralizzo per una sequela di fratture, utilizzo appunto questa lateralizzazione, una sfera che è di 4 mm di lateralizzazione, inclinata di 10 gradi, però in realtà di 4 mm di lateralizzazione. E queste sono le cose che facciamo, quindi lateralizzazione destra. E se è difficile da ridurre, i tips and tricks sono i seguenti. Un trucco è innanzitutto essere amici dell'anestesiologo che ci dà quindi un'anestesia giusta, perché
rilassa molto il paziente, prima cosa. Seconda cosa, si può utilizzare l'Oman che si pone per ridurre appunto la sezione dell'omero in posizione, e questo è quello che facciamo principalmente. E oltre a questo si può, tra virgolette, giocare, cerchiamo sempre di metterlo sul braccio, ma talvolta è facile mettere una qualche estensione, abduzione, e progressivamente siamo in grado di riposizionare la protesi. Ma quello che posso garantirvi è che bisogna cercare per ciascun caso di mettere la protesi dell'altezza giusta, perché a volte è anche difficile durante la chirurgia, se si ha una protesi troppo corta, se si posiziona una protesi troppo in basso, certamente si può avere una scarsa funzionalità perché non c'è una tensione sufficiente nel deltoide, oppure ci può essere instabilità. Perfetto, grazie, grazie Pascal. Grazie. Abbiamo finito allora. Bene, Pascal, ti lasciamo libero, speriamo che trascorri una bella serata. Non abbiamo parole per ringraziarti, per l'ennesima volta ci hai insegnato tanto e speriamo di vederci presto. Sei sempre poi benvenuto a Roma. Grazie da Grazie parte mia Pascal. di Claudio. Naturalmente, grazie, grazie mille. Ciao.